Cari amici di Voglio Scendere, io sono Giorgio Fornoni e vi voglio parlare oggi di un'inchiesta che ho fatto alcuni anni fa ma che torna di attualità per ogni momento. È l'inchiesta sulla pena di morte nel mondo. Tutte le democrazie europee hanno abolito la pena di morte, ma c'è una grande democrazia, l'America, ancora gli Stati Uniti, che sta facendo i conti, deve fare i conti ancora con la pena di morte. È una storia dura, perché fare un lavoro in tal senso vuol dire fare un viaggio nella sofferenza. Perché un viaggio nella sofferenza? Perché non è solamente il colpevole che poi viene condannato, o la vittima che ha perso la vita, ma anche i parenti del colpevole, i parenti delle vittime, tutto quel mondo e tutta quella sfera che ruota è vittima della sofferenza. E lì, quando sono andato per la prima volta appunto in Texas, quando ho avuto l'autorizzazione per andare a intervistare un condannato a morte, quando passi quel filo spinato di quel carcere di massima sicurezza, quando poi si aprono quei portoni di acciaio, quando poi li oltrepassi su quei carrelli, tutte quelle chiavi, quei cancelli di ferro, tutto quello, è un mondo proprio che ti chiedi dove stai andando, è verso l'inferno. Quindi arrivi a un certo punto in una grande sala, questa grande sala, che poi ci sono delle lastre di vetro, e al di là della lastra del vetro mi appare un uomo, che è il condannato, che si presenta in quel momento per rilasciarmi un'intervista. Quindi io appartengo al mondo dei vivi e dall'altra parte al mondo che non è un mondo, perché quella gente che sta al di là, quando sta al di là, perde il nome e diventa un numero. Parlo con lui, alla fine mi ringrazia per averlo intervistato, perché gli ho dato l'opportunità di arrivare lì al vetro e guardare fuori e vedere i colori della natura, degli alberi, del cielo. È un non mondo, dicevo, perché quando questi condannati a morte poi sono soggetti all'esecuzione, e l'esecuzione in America in particolare è quella dell'iniezione letale, per capire maggiormente, per essere più vicino alla realtà, ho chiesto di assistere e ho assistito a un'esecuzione con l'iniezione letale. A un certo punto c'è in questa stanzetta, la stanza della morte, dove c'è questo lettino, dove con le braccia allargate un uomo è disteso, dove è coperto da un lenzuolo, dove è legato con delle cinghie e attende l'esecuzione. Ha le braccia allargate. Io ero dall'altra parte con i parenti del colpevole, che guardavamo, separati da un vetro, guardavamo queste stanzette dove c'era quest'uomo che aveva nei polsi infilati degli aghi che erano collegati a delle cannucce. A un certo punto era come assistere a un'operazione chirurgica. E non pensi a niente, ma quando ho visto che quell'uomo ha avuto questo spasmo, cioè proprio in quel momento capisci che la vita di un uomo sta sfumando. E poi questi uomini, quando sono morti, vengono portati nel Campo Santo, che è proprio lì all'interno di questo carcere dove vengono fatte le esecuzioni. Ci sono tantissime croci, sfilate di croci, e su questi croci non ci sono i nomi e cognomi dei condannati, ci sono solamente dei numeri. Chiaramente, per parlare di pena di morte, sono partito per la Cina perché è lo Stato dove fa il maggior numero di esecuzioni, 5.000 parla Amnesty International, ma addirittura 10.000 un deputato che avevo incontrato che mi ha dichiarato. E poi addirittura, cioè, avevo raccolto testimonianze dove 15 camioncini Iveco venivano adattati come camera della morte e li facevano trovare fuori proprio dai tribunali, di modo che un condannato, appena condannato, veniva subito a lui fatta l'esecuzione. E addirittura si dice che, appena fatta l'esecuzione, addirittura, dato che in Cina è permesso il traffico degli organi, si presume addirittura che quest'uomo appena morto venivano usati quegli organi per un traffico, ecco. Come si uccide in Cina? Non solo per iniezione letale, ma in particolare con un colpo alla nuca, e addirittura cinicamente i militari, il governo chiede ai parenti del condannato il risarcimento del costo del proiettile. Siamo a livelli veramente gravi. Però a questo punto non è solamente la Cina, ma sono andato in Africa ci sono molti paesi che sono diventati abolizionisti di fatto, perché hanno superato i 10 anni che non hanno fatto più esecuzioni. Ma perché fanno esecuzioni? Non fanno più esecuzioni perché
L'Europa, quando manda aiuti umanitari, obbliga questi stati a non fare esecuzioni, quindi a sospendere la pena di morte e quindi ad applicare i diritti umani. Poi sono andato nel carcere di massima sicurezza a San Pietroburgo, in Russia. Lì proprio ho visto dove si può arrivare all'inferno prima di morire. Ecco, con questi bassi fondi, nel carcere di massima sicurezza, ho visto queste zone dove vivono, sono tenuti questi condannati a morte, che invocano veramente la morte, tanto sommessi in un modo disagiato e orribile. Lì all'interno c'è la TBC, una TBC che non si riesce neanche a contrastare questo. Ho denunciato queste immagini, è veramente roba da far accapponare la pelle. Ecco, sono cose che mi trascino ancora dopo anni che ho fatto questa inchiesta e sono immagini veramente dure e crude. Non potevo chiaramente non parlare dell'Iran. Sono stato in Iran, è difficile in Iran parlare di diritti umani, non si può. E così un po' sotto banco sono riuscito a raccogliere immagini e a raccogliere testimonianze, anche intervistando Shirin Ebadi, al Nobel della Pace, la quale anche lei ad alta voce tenta di dare dignità, di lottare contro i diritti umani. La pena di morte in Iran avviene per impiccagione. Alcune volte per lapidazione, come adesso sapete perfettamente che è di grande attualità ciò che può essere previsto per Sakineh, no? E lei dovrebbe essere soggetta a lapidazione, perché l'adulterio è soggetto a lapidazione. Immagini di quando un uomo viene ucciso, viene impiccato, viene sollevato con una gru e viene così sollevato verso il cielo in questo modo. Questo metodo crudo rimane proprio quasi per terrorizzare quella gente che assiste, perché è una esecuzione pubblica, quindi è una cosa veramente grave. Parlare di pena di morte vuol dire parlare di sofferenza, parlare comunque di capire perché uno Stato decide di fare questo e che diritti ci sono in tutto questo.